Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su Dragon Ball Z Kakarot. Abbiamo appena fatto la conoscenza di Trunks, abbiamo saputo che viene dal futuro, che è figlio di Vegeta e Bulma e tante care cose. Quindi ora Piccolo riassume meglio la faccenda perché Goku ovviamente non si ricorda nulla. Dunque, come posso spiegarlo a tutti gli altri? Tranquillo, ci penserà Piccolo. Niente di particolare, certo. Solo la salvezza del mondo intero. Sì, dirà. Non dirà neanche il nome, se non sbaglio. Ma il nome, a parte, gli ha detto lui. Ma gli ha detto l'età. Solo l'età gli disse, non anche il nome. Anche se nell'anime mi sembra che glielo dice. Il che sarebbe alquanto strano. Però nell'anime c'era una parte interessante, come nel manga. Gli disse, Bulma dice, nota che c'ha appunto il simbolo della Capsule Corporation sulla giacca. Gli dice, ma sei uno dei nostri dipendenti? Però qui l'hanno cancellato appunto perché non era importante. Nonostante segua più il manga che l'anime, però... Sì, gli androidi che sarebbero apparsi poi 3 anni più tardi. E inizia un allenamento senza tregua. Jinzo. Quindi Jinzo significa androide? Giuro che questa parola non la conoscevo. Però Jinzo è la carta di Yu-Gi-Oh! Quella la conosco. Jinzo. Ah, Jinzo! Oh, ok, ora ho capito. In effetti ha senso, sì. Sarebbero due parole. Beh, perché non dovrebbe dire la verità, scusami? Kakarotto! Ok, ora racconta di quando è scappato da Namek. Della squadra di Ginyu. Poi Ginyu, non Ginyu. La cosa bella è che la squadra si chiama Ginyu, con la tipo new, come nuovo. Però lui si chiama Ginyu, come se fosse tipo un latte, mi sembra, tipo latte o yogurt, una cosa del genere. Una marca di latte, una cosa del genere. Però Ginyu, la squadra, è come G nuovo, è strano. Ginyu e i suoi scagnozzi. Che poi, se ci fate caso, la divisa non è molto dissimile da quella che usano gli alleati di Freezer. È molto simile. Probabilmente sono tutti quanti pianeti che magari hanno servito Freezer, ma dopo si stavano ribellando. Come ha fatto appunto, come stavano facendo i Saiyan. Perdona perché non avevo tempo. Un anno ci ha messo a impararla. Shunkaido? Interessante. La trasmissione istantanea. Vabbè, sì, teletrasporto. A me piacciono troppo le frasi giapponesi perché ogni parola formata da più kanji, da più caratteri, assume tutto quanto un significato diverso se messe da sole, ma che poi fanno riferimento a quella parola intera. È fantastico. Per questo anche mi piace studiare giapponese. Però ho allentato tantissimo la presa. Dato che studio da solo, che qui nella mia città non ci sono scuole per imparare il giapponese, e online è disastrosa la cosa, quindi. Il 12 maggio alle 10 del mattino, su un'isola a 9 km a sud-ovest di South City.
Pepper Town. Ci vedremo gli alle 9 ed infatti Cyborg attaccano a Cyborg, androidi. Però Cyborg e androide sono molto simili come termine. Entrambi fanno riferimento a una persona umana, mezza uomo, mezza macchina. Anche se il Cyborg è più macchina, è una macchina che ha un cervello, principalmente. L'androide è invece base umana diventata macchina, tipo. Però è molto più complesso il discorso. Stiamo giocando, pensiamo a giocare a Dragon Ball. Presto Vegeta li supererà. Quasi. Sarà bello quando diventerà anche Vegeta un Super Saiyan. Poi Bad Boy sulla camicia rosa. Dove abbiamo deciso? Già non si ricorda. Che poi in teoria piccolo, fuso con Nail dovrebbe raggiungere un livello di potenza simile a quello di Freezer forma base, però non è mai stato confermato direttamente da Toriyama. Io ho il landmark dove ci sono tutti quanti i livelli di potenza, ma questo di piccolo non c'è. Piccolo con l'assimilazione con Nail, non c'è. Ci vediamo tra 3 anni, proprio non si vedono mai. Cici pure non vede Goku da un anno intero. Voleva iniziare subito l'allenamento. Piccolo. E andiamo allora a salutare Cici prima di tutto. Allora, ci sono le sfere del drago segnate sulla mappa da andare a recuperare. Interessante. Qui c'è il tornato in Kaichi. Beh, potrei anche farlo durante questi momenti di pausa. Poi cancellerei comunque sia la parte dal video, ma voglio andare avanti con la storia. Posso farlo quando ho voglia, in teoria. Goku è tornato sulla Terra e il ragazzo misterioso gli chiede di parlare in privato. Gli rivela quindi che suo nome è Trunks e che è giunto dal futuro per avvertirlo di una terribile minaccia che si scatenerà fra 3 anni. Più forte è un nemico, più spere Z otterrai sconfiggendolo. Consigli per l'avventura. Piuttosto che cercare le sfere del drago, ho preferito potenziare personaggi. Ora hanno un livello... Non un livello, ma le tecniche sono potenziate, sono di un livello più alto, appunto. Ecco, Goku è a casa. Ah, ok, ci credo. Ti trovo in gran forma. Ma dire una cosa del genere alla propria moglie... Non è proprio male. Dopo un anno che non la vedi, però dovresti dire ben altro. Comunque. Perché indossi quel costume? È un cosplay. Sta facendo un cosplay. Cavoli. Ma... Quante volte ha interrotto? Una volta è successo. Che poi neanche, perché su Namek ha dovuto comunque studiare in viaggio. Potrebbe. Non devi dire potrebbe essere. Sarà in pericolo. Perché se tu dici potrebbe, è una possibilità, quindi non accadrà. Cici ragiona in questa maniera. Non devi dire potrebbe. Di sicuro... subirà una calamità importante. Sono più importanti gli studi di Rigon che la sopravvivenza del genere umano, certo. È giusto. Questa è l'ultima volta. Beh, in effetti smette di combattere, effettivamente. E va buo. Super Saiyajin. Sì. Oh, perfetto. Goku. Chi è? Goku yo. Kikoeru ka? Sì, ti sento. Kono koe kamisama ka?
よく聞こえぞ。 よくぞ地球に帰ってきたな。 待っていたぞ。 あ、 sì? 早速で悪いのだが、 お前に大事な話がある。 神殿に来てもらえるか。 え? Non ricordo questa parte. Ora, coricare Shigio. Di che gli deve parlare? Minani tottemo daijina hanashinanoda. Minani. Oh, non mi ricordo. Oh, uakata. Imakara sotti ikuyo, kamisan. Matte iruzo. Piccolo. Sì, a quanto pare. Ora, come tachi, dosuru? Nani, kami dato. Non ho voglia di vederlo, non hai voglia di vedere te stesso. Salve, io fluttuo. Quanto tempo? Ti stavo aspettando, Goku. Come mai? Una cosa a proposito delle sfere del drago. Ah, quando le potenzia. Oh, quando... Ah, sì. Vabbè, ma questa... Vabbè, però... Ecco perché non me lo ricordavo, perché è una cosa di minore importanza, tra virgolette. Potrebbero comunque sì evocare il drago e chiedergli di farti tornare giovane? よかんなら外れかもしんねえしな。まあ。うん。だがもしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。分かったよ、神様。もっとそろそろ戻らねえとな。ピッコロたちは。 Poi vabbè, però sì, se muore, se dovesse morire Supremo, oddio, morirebbe anche Piccolo e viceversa. Arrivo! Perfetto, doppio, vai. Ci sto. Vai! Super Saiyajin! Yeah! Ehi! Cosa? No, dico, sul serio? Vai, pieno viso! Senti, già l'avete scocciato voi due, eh? Ma meno male che sono Super Saiyan, se no mi avevamo già fatto fuori. Ma... la trasformazione. E uno è andato. Dov'è l'altro? Mamma mia, botta! Allora, perché prima c'è... Perché prima trovo normale allora? Ah, perché... Ho capito, ho visto ora! Sì, in effetti ha senso come cosa, per carità. Perché si finisce l'energia, è ovvio. E ora è tocca a te, Gon. Vieni qui. Mi piacciono le mele, Gon. Ah, c'è la raffica energetica, va. Ok.
No, mangi questa baguette. Non basta? Ok. È troppo forte, l'ho fatto diventare con. A furia di allenarlo. È andato anche lui. Perfetto. È andata molto bene, devo ammettere. Buoni punti. Niente salire di livello? Uffa. Sì, in effetti ha resistito molto più Gohan che Piccolo. Sì. E poi non dimentichiamo che l'anziano saggio gli ha risvegliato i poteri nascosti. Mentre ero tranquillamente ne parla. Ero morto, ma ora sono di nuovo in vita. Magari funzionasse così. Gohan è davvero fortissimo, certo. Ah, oh. Diamo tempo al tempo. O saremmo in grossi guai. Ah sì, certo. Cioè, quindi tu sei dare una mano solo per... vabbè. Beh, in teoria si sono allenati con Rekaio, quindi dovrebbero essere non sullo stesso livello di Goku, perché Goku ovviamente può diventare Super Saiyan, però dovrebbero essere a un buon livello gli altri. Anche se ci hanno dato pochi punti esperienza, ho visto nello scorso episodio. Grazie all'avvertimento di Trunks, i guerrieri Z possono allenarsi adeguatamente per 3 anni in attesa dell'arrivo degli androidi. Vegeta, ansioso di sottoporsi a un allenamento infernale, ha iniziato a organizzare tutto il necessario. Anche Krillin sta lì. Batman. Quella donna petulante con i capelli blu. Donna. Quella femmina. Bene, Kuji, il video termina qui. Lo so che è un po' corto, però aspetta, ma Krillin ha una specie di missione per noi? Però no, però giochiamo con Vegeta. Accidenti, devo allenare Vegeta allora. Va bene, Kuji, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove trovate tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale, nel caso ancora non foste iscritti a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!